Ciao a tutti amici e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona Giannina. Per la bellissima giornata di San Valentino abbiamo deciso di creare una torta alla portata di tutti, semplice, facile e veloce. È composta da una glassa specchio di un bel colore intenso, una mousse ai lamponi bella vellutata e un pan di Spagna morbido come base. È una torta leggera, fresca e con un ottimo gusto di lamponi. Iniziamo! Per prima cosa mettiamo in ammollo 16 g di gelatina nell'acqua freddissima per 10 minuti, poi ci occupiamo della coulis. Mettiamo in un pentolino 500 g di lamponi freschi o surgelati, 150 g di zucchero semolato e il succo di mezzo limone e cuociamo il tutto mescolando per circa 5 minuti. Raggiunta questa consistenza, passiamo in un passino la nostra coulis in modo da eliminare tutti i semi e ottenere un composto bello liscio, proprio come questo. Adesso aggiungiamo la gelatina alla nostra coulis e mescoliamo energicamente finché quest'ultima non si sarà ben amalgamata. In una bowl capiente aggiungiamo 600 ml di panna fresca da montare freddissima, 70 g di zucchero a velo vanigliato e i semi di mezza bacca di vaniglia bourbon. Mescoliamo per bene, ossia finché la panna non sarà semi montata, cioè non montata del tutto, finché non raggiungerà questa particolare consistenza. Adesso la andiamo ad aggiungere poco alla volta alla nostra coulis di lamponi e mescoliamo per bene aiutandoci con un frustino. Continuiamo ad aggiungere la panna finché non raggiungeremo una mousse dalla consistenza bella spumosa, proprio come questa. A questo punto prendiamo una teglia di 20 cm di diametro con della carta da forno sotto e dell'acetato lungo i bordi. Qui abbiamo una base di pan di Spagna con 18 cm di diametro, trovate il link in descrizione. Lo centriamo bene nella teglia e aggiungiamo un po' di mousse a coprire bene i bordi rimasti vuoti tra il pan di Spagna e la teglia. Ci aiutiamo con una spatolina e pigiamo per bene. Adesso non ci rimane altro che versare la restante mousse, andare a livellarla per bene e la lasciamo a riposare nel freezer per una notte intera. Mettiamo in ammollo, come prima, 15 g di gelatina nell'acqua freddissima per 10 minuti. Poi prendiamo un pentolino, ci versiamo 110 ml di acqua, 225 g di zucchero semolato, 225 g di sciroppo di glucosio. Trovate il link in descrizione. Cuociamo finché non sfiorerà l'ebollizione. Raggiunta la temperatura di 103 gradi, togliamo la pentola subito dal fuoco e aggiungiamo, ben strizzata, la colla di pesce. Mescoliamo finché quest'ultima non si sarà ben amalgamata. Ancora calda, la andiamo ad aggiungere a 225 g di cioccolato bianco tagliato a scaglie e mescoliamo per bene. Aggiungiamo 150 ml di latte condensato, trovate sempre il link in descrizione, e andiamo a mescolare per bene finché questo ingrediente non si sarà ben amalgamato. Ecco qua la consistenza che dovremo ottenere. Adesso dobbiamo occuparci dei coloranti. Iniziamo con quello bianco e aggiungiamo giusto qualche goccia. Questo farà sì che quando andremo ad aggiungere quello rosso il colore sarà più vivido. Andiamo ad aggiungere l'altro colorante e guardate un po' che bel effetto ottico. Adesso andiamo a proprio gusto, come ci pare e piace, finché non troviamo la tonalità di rosso che ci piace di più. Con un Bimmy Pimer andiamo a finire la nostra glassa a specchio. Andiamo a emulsionare per bene. Non dobbiamo arrivare fino in fondo, ci deve essere un pochino di spazio tra il fondo e il Bimmy Pimer perché dovrà creare un bel vortice. Dobbiamo stare attenti però a non fare troppe bolle. Andiamo a travasare la nostra glassa a specchio in un passino in modo da eliminare eventuali residui. Poi copriamo con la pellicola alimentare trasparente a contatto per non fare la crosta e per togliere eventuali bolle d'aria in superficie. Adesso la lasciamo raffreddare finché non raggiungerà una temperatura che vari dai 33 ai 35 gradi. Dopo una notte in freezer possiamo togliere la teglia e l'acetato lungo i bordi di tutta la nostra torta. Poggiamo la nostra torta su un piatto con una griglia, con uno scottex andiamo a togliere tutto il ghiaccio in superficie e con un coltello rifiniamo per bene i bordi della torta.
Raggiunta la temperatura prestabilita di 34 gradi, possiamo finalmente aggiungere la nostra glassa. Guardate che meraviglia! Per avere una stesura omogenea, la torta però deve essere veramente fredda. La temperatura di 34 gradi deve combaciare perfettamente quando metteremo la glassa. Sbattiamo un pochino la nostra torta, togliamo le goccioline lungo i bordi e la mettiamo nel frigo per almeno 4 ore, in modo che si scongeli. Ecco a voi la nostra torta per San Valentino. Guardate che splendore! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo questa meraviglia di una torta. Ma guardate un po' quanto bella è! La glassa è veramente lucida ed è stratificata proprio bene. Adesso la mangio. Che torta, ragazzi! Wow! Che dire, è una torta proprio adatta a questa giornata di San Valentino. È morbida e bellissima fuori. Questo colore rosso acceso è davvero bello. E all'interno troviamo un pan di Spagna che è bello giallo e allo stesso tempo molto morbido. Subito dopo notiamo la mousse ai lamponi, leggermente acidula grazie ai frutti e bella spumosa, fatta proprio bene. Insomma ragazzi, è una torta pazzesca, assolutamente da provare! Bene amici, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi, e mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche e seguiteci su Instagram come Il Mondo di Aaron e Gianina.